Cari pellegrini, il 27 maggio scorso, secondo il calendario del rito tridentino, si è ricordato San Beda il Venerabile. San Beda Venerabile è vissuto nell'VIII secolo ed è molto importante soprattutto per quanto riguarda la storia del cristianesimo inglese, ovviamente dei primi secoli del cristianesimo inglese. Ma San Beda Venerabile è importante anche per un'altra cosa che spesso non si ricorda, perché di fatto lui, che scrisse moltissimo, fu un grande studioso, in realtà trascorse la sua vita dividendola tra la preghiera e lo studio, ed ebbe una vastissima cultura. Ebbene, dicevo, a San Beda Venerabile si deve la divisione della cronologia storica in prima e dopo di Cristo. Allora, questo fatto ci spinge a porci un interrogativo, che è questo: ma perché si deve dividere la storia in prima e dopo di Cristo? La risposta è molto semplice. Perché Cristo rappresenta il centro della storia. Rappresenta il centro della storia per due motivi. Primo motivo, perché di fatto il mistero dell'incarnazione ha segnato la svolta della storia, cioè ha segnato quella restaurazione della storia che purtroppo era necessaria perché la storia si era compromessa e si era danneggiata in conseguenza del peccato originale. E quindi sarà l'incarnazione a restaurare la storia, cioè a riorientare la storia, a fare in modo che la storia possa orientarsi appunto al bene, cioè al trionfo del bene che poi sarà nella parusia. E quindi Cristo di fatto rappresenta il centro da questo punto di vista, perché senza Cristo la storia sarebbe incomprensibile. C'è una legge dell'ottica che fa capire che quando noi osserviamo un oggetto, no? Ecco, per osservarlo completamente questo oggetto, i nostri occhi devono essere indirizzati al centro, perché se si osserva il centro si capiscono anche i contorni, ma se ci si concentra solamente sui contorni, ovviamente l'oggetto non può essere facilmente osservato, non può essere facilmente capito, compreso. E così anche la storia. Noi per comprendere la storia dobbiamo andare al centro della storia, e il centro della storia è il mistero dell'incarnazione del Verbo. Ma Gesù Cristo è anche il centro della storia per un secondo motivo che è legato al primo, conseguenzialmente, cioè il fatto che con Gesù Cristo noi abbiamo la realizzazione della salvezza, non solamente per quei giusti che stavano vivendo in quel momento, non solamente per tutti quei giusti che sarebbero vissuti dopo, ma anche per tutti quei giusti che erano vissuti precedentemente l'incarnazione stessa. Infatti, si dice che Gesù, appunto, dopo la morte, scese agli inferi. Ma questi inferi che cosa sono? Sono l'inferno? No, sono una sorta di limbo transitorio, provvisorio, dove erano tutte quelle anime dei giusti vissuti prima di Cristo, che ancora non potevano accedere in paradiso perché ancora non si era realizzata la redenzione. Allora Gesù che cosa fa? Gesù prende queste anime e le porta, prende queste anime e le porta al cielo. Le porta al cielo, le porta in paradiso perché la realizzazione si è realizzata. Dunque, il mistero dell'incarnazione è il centro della storia. E a San Beda Venerabile dobbiamo appunto questa divisione tra prima e dopo di Cristo. Bene, cari pellegrini, terminiamo qui, ci diamo appuntamento al prossimo editoriale, vi saluto sempre caramente ricordandovi che Dio è verità, bontà e bellezza.